Mister, tre punti pesantissimi. Sì, abbiamo fatto un risultato importante contro una diretta concorrente, sapevamo che era una partita difficile su un campo non bello sotto l'aspetto estetico, però devo dire che i ragazzi oggi hanno dimostrato di voler a tutti i costi fare risultato e una prestazione importante. Sono contento perché tutti, sia quelli che hanno iniziato la partita sia quelli che sono subentrati, hanno dato il loro contributo. Arriva il secondo risultato utile, la seconda vittoria consecutiva, ma soprattutto la seconda vittoria in trasferta. Ci volevano questi tre punti, sono arrivati proprio nel giorno clou contro la Lupa Roma. Sì, contro una diretta concorrente, valgono doppi, però siamo contenti, davvero siamo contenti, però da lunedì dobbiamo cominciare a pensare al Livorno, perché incontriamo una grande squadra. Oggi, stasera ci godiamo questa vittoria, abbiamo raggiunto qualche squadra che ci stava davanti, è importante, però sappiamo che il cammino è ancora lungo e molto tortuoso. Grazie mister. Prego. Match winner dell'incontro, un difensore, Lino Marzorati, ma va bene così? Sì, contentissimo per il gol e per la vittoria fuori casa, e la cosa più bella è stata il fischio finale dove tutti ci siamo abbracciati e niente, adesso l'umore deve rimanere così, il morale alto, pronto per Livorno. Com'è andato il gol? Raccontaci l'azione. Ma si stava provando un altro schema, poi si è visto che la Lupa Roma si era messa bene, allora hanno cambiato e mi sono trovato da solo praticamente, il portiere ha sbagliato l'uscita e sono contento perché adesso devo portare le paste per il primo gol in Lega Pro, dai. Una vittoria importante, i tre punti contro una diretta contendente, però c'è da voltare subito pagina, gioire ovviamente per la vittoria odierna, perché comunque la prossima partita sarà contro il Livorno, un derby davvero delicato. Sì, consapevoli che tutte le partite possono essere vinte, quindi c'è da divertirsi, perché sabato sarà una partita da avere entusiasmo, e quando noi abbiamo entusiasmo e non abbiamo paura facciamo delle belle partite. Un'ultima domanda, a chi dedichi i gol? Ma alla mia famiglia e a tutti i miei amici che mi seguono, nonostante sia difficile adesso con le televisioni seguire la Lega Pro, quindi la dedica è soprattutto a loro. Grazie Lino. Davide Di Molfetta, sono arrivati tre punti preziosi per la classifica, inutile dirlo, contro la Lupa Roma era uno scontro salvezza. Sì, oggi è stata una partita difficile, tosta, sotto tutti i punti di vista, sia fisici che tecnici e tutto, e noi siamo stati bravi, abili e concentrati a sbloccarla subito su un calcio piazzato. L'abbiamo provato tanto ieri e lo sapevamo che oggi era una partita così che potevamo sbloccarla su calcio piazzato, quindi siamo stati bravi e complimenti anche a Marzo per il suo primo gol. Una squadra la Lupa Roma solida, comunque sempre molto determinata, anche molto compatta, che si è resa pericolosa anche in diverse occasioni. Che cosa ti ha colpito maggiormente? Vabbè, ma la Lupa Roma si sa, è una squadra ostica che non molla mai su tutti i palloni, tutti i 90 minuti, è una squadra che prova a fare la partita, prova comunque a giocarsela, e noi oggi penso che siamo stati superiori e l'abbiamo preparata bene durante la settimana. E dai, adesso arriva il momento più bello, dobbiamo già vincere sabato in casa contro Livorno e continuare la nostra striscia positiva in casa. Sì, perché oggi era la seconda vittoria consecutiva e la seconda vittoria stagionale in trasferta, i tre punti non arrivavano da Olbia, quindi insomma ci volevano. No, è vero, abbiamo sposato un grande tabù che era quello della trasferta, come hai detto te, da Olbia è che non vincevamo fuori casa, però siamo in forma in questo periodo, stanno uscendo tutte le nostre qualità e soprattutto siamo una rosa completa, no? Che anche chi non gioca si fa trovare pronto, e quindi dobbiamo continuare così e non accontentarci. Grazie Davide, complimenti. Ciao. Ci vediamo a pranzo. Sì.